in certe zone del Veneto, che appunto sono ritenute lingue separate dal gallo-italico, parte di questo gruppo retoromanzo in riferimento all'Arezia, la regione romana, in continuità linguistica, evidentemente, ma non geografica, con il romancio svizzero, però è evidente che queste lingue siano unite molto fortemente al gallo-italico. E poi abbiamo delle varietà gallo-romanze in Piemonte, nelle valli alpine del Piemonte, che sono l'occitano e il franco-provenzale. Anche qui di nuovo si vede l'influenza di Ascoli, per esempio, nel franco-provenzale, perché è un termine che ha inventato lui, un gruppo linguistico che ha inventato lui. Il franco-provenzale è una lingua, appunto, che dovrebbe estendersi da alcune valli piemontesi alla Valle d'Aosta, parte della Svizzera, tutta la Svizzera francofona e una grande area intorno a Lione. Che però non ha mai avuto un'unità politica o di qualche altro tipo, semplicemente è stata individuata da Ascoli e da quel momento è stata ritenuta una lingua. L'occitano, invece, è di nuovo un grande gruppo delle varietà DOC, fondamentalmente, quelle che a partire da Dante si definiscono varietà DOC, cioè i dialetti gallo-romanzi meridionali. E poi abbiamo il sardo, di nuovo che la legge italiana considera una lingua a parte, che effettivamente è molto diverso da tutti gli altri dialetti italiani. Il sardo, in senso stretto, in realtà non è parlato in tutta la Sardegna, ma solo nella Sardegna centro-meridionale, che è una varietà estremamente conservativa, un'ipotesi molto suggestiva è che fosse unito linguisticamente alle varietà romanze parlate nell'Africa settentrionale. Appunto, quella di Cartagine per intenderci, che però poi sono scomparse, sostituite dall'arabo, dal berbero e così via. E infine abbiamo delle minoranze alloglotte, in senso stretto, cioè non romanze. Tradizionalmente sono gruppi che si sono stabiliti in tempi diversi in Italia e hanno mantenuto la loro lingua. Appunto, abbiamo le lingue germaniche, l'esempio più classico è il tedesco di tipo bavarese in Alto Adige, area che ha anche il tedesco come lingua standard, ma poi abbiamo appunto le colonie Walser sparse tra Piemonte e Valle d'Aosta, di origine svizzera. Poi abbiamo minoranze slave, appunto non solo di tipo sloveno in Friuli, ma anche per esempio i croati del Molise, gli albanesi nel sud Italia, in Sicilia, in Calabria. E poi greche, che sembrano essere comunità che un tempo dovevano essere molto più ampie. Il greco nel sud Italia sappiamo che almeno da diversi secoli prima della nascita di Gesù Cristo era diffuso in Italia, attraverso la colonizzazione greca, la colonizzazione magno-grecia, cioè della Magna Grecia. Appunto, come hai detto, il greco è una lingua che esisteva nel sud Italia, ancora prima del latino, e che quindi ha lasciato delle tracce nei dialetti meridionali, inevitabilmente. Ecco, è successo o succede così anche con altre lingue prelatine? È molto difficile dirlo con certezza, soprattutto per le lingue che non si conoscono bene o solo in modo frammentario. Appunto, se qualcosa del celtico è rimasto nel nord Italia, qualche parola non è chiaro, se qualche caratteristica fonetica, questo è molto difficile da dire. È più difficile invece di immaginare che sia rimasto qualcosa dell'osco di altre lingue italiche preesistenti nel centro-sud Italia, perché appunto non riusciamo bene a capire. Però un tempo gli studi dialettologici italiani erano molto incentrati su queste questioni, cioè sul cosiddetto sostrato, cioè questo strato che sta sotto il latino e che avrebbe dovuto influenzare il latino parlato appunto dopo la conquista romana. Spesso sono teorie indimostrabili e anche un po' circolari,
Un caso emblematico in questo senso, famosissimo, è quello della cosiddetta gorgia toscana, cioè quello che si definisce convenzionalmente un fenomeno di spirantizzazione delle consonanti occlusive sorde nei dialetti toscani, appunto per cui si dice la Hanna e non la Canna, il prato e non il prato, e il topo e non il topo. Queste consonanti, appunto, si in certi contesti assumono questa articolazione aspirata, e appunto si riteneva che questo tipo di articolazione di questi suoni fosse la conservazione di un suono dell'etrusco. Ma questo si basava semplicemente sul fatto che l'etrusco possedeva dei suoni aspirati. Noi questo lo capiamo perché l'etrusco, che conosciamo attraverso tavolette e poco altro, era scritto con un alfabeto derivato da quello greco. E appunto vediamo che ci sono i simboli, per esempio, della chi greca. Sappiamo che era un suono aspirato, e quindi diciamo: ah, ok, l'etrusco aveva un suono aspirato. Benissimo. Però non sappiamo nient'altro sull'etrusco, cioè non sappiamo bene decifrarlo, riusciamo a decifrare qualcosa, perché era una lingua diversissima dal latino. E questo però ci fa pensare che in realtà le cose non siano così automatiche. Di che cosa si tratta quindi? Sì, sulla base di un collegamento molto debole, come abbiamo visto, si è deciso che i due fatti erano collegati. Cioè, l'etrusco rappresenta quei suoni in qualche modo. Il toscano li ha, quindi una cosa è conseguenza dell'altra. In realtà, se uno poi andasse a vedere nei dettagli, vedrebbe che l'etrusco ha quei suoni, ma in modo diverso dal toscano, cioè il toscano ce l'ha in certi contesti, l'etrusco invece no, appaiono in qualsiasi contesto, diversamente dal toscano. E infatti poi si è capito che probabilmente è un fenomeno che si è sviluppato a Firenze nel Rinascimento, nel tardo Medioevo, per esempio nelle opere di Dante, Petrarca e Boccaccio non c'è la menzione più assoluta di questa cosa. E poi da qui si è diffuso, appunto da Firenze, che con la sua influenza avrebbe fatto sì che questa caratteristica si propagasse nel resto della Toscana in buona parte. Non a caso la prima attestazione che abbiamo di questo fenomeno, cioè qualcuno che ne parla, è del 1525. Poi in realtà ci sono stati diversi studi che con diversi tipi di evidenza, cioè di tipo fonetico, sociofonetico, anche geolinguistico se vogliamo, cioè con l'osservazione della diffusione nello spazio geografico di questa caratteristica dei dialetti toscani, si è capito che il sostrato, cioè l'influenza dell'etrusco, non c'entra niente. Però questo si è capito molto tardi, cioè negli anni 70-80, con studi molto circostanziati. E questo chiaramente non è molto bello, nel senso che fa male ammetterlo, perché dobbiamo ammettere che di una lingua come l'etrusco e anche della sua cultura così antica e così particolare è rimasto molto poco, quasi niente, direi. È molto difficile capire che cosa sia rimasto di Etrusco nei dialetti d'Italia centrale. E curiosamente questo avviene probabilmente perché l'Etrusco è stato sostituito molto presto dal latino, cioè l'Etruria è stata conquistata dai romani nei secoli precedenti alla caduta della Repubblica, e probabilmente questo è dovuto al fatto anche che l'etrusco, essendo una lingua molto diversa dal latino, non era conveniente mantenerla, e soprattutto rimanevano due sistemi ben separati, per cui gli etruschi hanno imparato il latino e poi evidentemente hanno abbandonato l'etrusco. Curiosamente, c'è un aneddoto molto curioso che però ci dà bene l'idea di quanto sia antico l'abbandono dell'Etrusco, è che nel primo secolo d.C.
l'etrusco era visto come una curiosità, non tanto la cultura etrusca, la discendenza. Infatti, ci sono persone che all'epoca si ritenevano etrusche di ascendenza etrusca, ma la lingua era considerata qualcosa di antico, un retaggio dell'antichità. Infatti, sembra che curiosamente l'imperatore Claudio fosse uno degli ultimi a conoscere l'etrusco, che però appunto era visto come una lingua antica. L'imperatore Claudio aveva scritto un'opera sull'etrusco che però purtroppo anche quella come l'etrusco non si è conservata e quindi non sappiamo quasi niente di che cosa pensasse l'imperatore Claudio sull'etrusco. Lorenzo, avresti da suggerire ai nostri passeggeri una guida con la quale orientarsi nella dialettologia italiana? Sì, secondo me il testo più completo e preciso e anche aggiornato è il profilo linguistico dei dialetti italiani di Michele Loporcar, che è indubbiamente molto tecnico e per addetti ai lavori, ma affronta tutte le questioni rilevanti per comprendere appieno le dinamiche che sono presenti nell'ambito della dialettologia italiana. Grazie davvero Lorenzo di averci accompagnati in questo interessante viaggio alla scoperta della dialettologia italiana. Grazie a voi dell'opportunità. Aspettate un po', però, il viaggio non è ancora finito. Lorenzo, infatti, resterà sul vascello con noi ancora per un po'. Abbiamo altri aspetti da trattare. Ritratteremo domenica prossima, sempre a bordo del vascello, il nostro spazio di riflessioni linguistiche nel vostro canale podcast preferito. Alla prossima!